Signore e signori, buongiorno. Oggi è il 24 di marzo. Sì. E sto sempre un po' attenta con le date dopo quello che ho fatto le altre volte. Comunque, sono a Castello d'Argile per la camminata Caspiterina, non mi ricordo come si chiama. Ci guarderò poi a casa. Grandioso, qui non c'è scritto. No, non c'è scritto. Vabbè, fa niente. Comunque, sono le 8:30, la partenza ufficiale sarebbe alle 9. Comunque, direi di cominciare. Là dietro c'è l'arco gonfiabile. E... boh, direi... non lo so, c'è gente che va da tutte le parti. Non so esattamente se ho preso la direzione giusta. Comunque, penso di sì. Ciao, bel cagnone! Allora, fa freschetto, quindi mi sono messa questo, anche se penso che poi me ne pentirò, perché sicuramente verrà caldo e me lo dovrò scarrozzare in giro tutta la mattina. E vabbè, sono arrivata abbastanza in anticipo, una volta tanto, e dove ho fatto l'iscrizione, 2 euro come al solito, ho notato che c'era anche l'Emilia Romagna Wi-Fi, che quel wifi gratuito che ho già beccato, c'è anche in centro a Pianoro e l'ho beccato anche all'ospedale Bellaria a Bologna. Quindi ho potuto fare, cioè, sì, il gioco Kingdom, Magic Kingdom, quello che in pratica devi fare il tuo parco Disneyland. Ci gioco praticamente dal giorno 1, da quando è uscito, è stato il terzo anniversario poco tempo fa. E al momento è in corso l'evento della Torre di Malefica e per poter fare quello bisogna per forza essere online. La cosa non è molto simpatica perché tutto il resto si può fare anche offline, quello solo online. Comunque c'era il wifi, quindi fortunatamente sono riuscita ad andare a raccogliere la roba e andarla a rimettere a fare. Magari prima o poi potrei fare anche un video che vi faccio vedere il mio parco, com'è, come non è, tutti i personaggi che ho e tutto quanto. Comunque, va bene. Oh, no, non lo so se riesco a farle vedere. Comunque ho le scarpe, queste di Decathlon, che sono le mie scarpe preferite in assoluto per camminare. E, le sto usando da poco prima di Natale, che perché tecnicamente era un regalo di Natale che mi ha fatto mamma. Sono fantastiche, funzionano ancora benissimo, le ho già usate un sacco. Testimone PlayFit, Google Fit, come si chiama? Sì, Google Fit, non PlayFit. Comunque è l'app di Google che conta quanti chilometri sono stati fatti. Poi magari ve lo farò vedere. Comunque, sono molto molleggiate, sono perfette per camminare, soprattutto sull'asfalto. Qui non ho idea di come sia il percorso, se sarà su asfalto, su cosa. Comunque, ho messo queste. I lacci però non sono quelli originali, erano blu. E io invece ho messo questi bellissimi arcobaleni. Stupendi. Da notare, visto che ci siamo, anche questo. Si vede? Non lo so, spero di sì. È meglio se non vedete il mio aspetto alla luce della luna. E se non avete capito la citazione, chiudete il video, non voglio che lo guardate. Perché non siete degni. Già che ci sono, vi faccio vedere anche le unghie. Stupende. Mi piacciono tantissimo questi colori. Belli sparaflescianti. Le ho fatte ieri l'altro. Va bene. Buono, la smetto di parlare che sono già 4 minuti. E babbo. Vabbè, comunque questo che vedete intorno a me è Castello d'Argile. Un ridente paesino, lontanissimo da Pianoro ovviamente. Stamattina mi sono dovuta svegliare all'alba, cioè in realtà c'era già parecchia luce, ma aspettavo sarebbe stato più buio, ma vabbè. E,
Comunque sono tipo 45 km da Pianoro, mi sono già fatta stamattina. E altrettanti me ne dovrò fare poi per tornare a casa. Va bene. Comunque siamo verso 100 della pianura, verso il Po in pratica, verso nord. Va bene, a dopo. E dopo un chilometro siamo al primo bivio tra la mini di 2 km, l'alternativa di 7 e la camminata vera e propria di 12. Penso proprio che farò per quella di 12. Comunque c'è già tanta gente che va per la mini. E siamo arrivati sullo sterrato. Queste scarpe in realtà sono ottime più sull'asfalto che sullo sterrato, proprio perché sono molto ammortizzate. Sono un po' morbidine, forse troppo per lo sterrato. Comunque vabbè, pace. Qui c'è il cimitero degli animali, credo che li cremino anche. Non so, mi fa venire in mente Pet Sematary e la cosa mi inquieta un po'. Il percorso adesso sale su questo che presumo sia l'argine di un fiume che presumo sia il Reno. Magari dopo controllo. Ho controllato, è il Reno. Scendeva per i 7 km, di qua per i 12. Ti ho detto che continua a tirarmi sul patechino. E adesso si scende dall'argine. Lì sotto si vede un pochino d'acqua. Comunque vabbè. Si scende dall'argine e poi non so dove si andrà. Comunque di gente ce n'è un bel po'. Qui ci sono i cavalli e tante belle pecorelle. Qui dietro di me c'è il primo, forse unico presumo, visto che siamo già a metà, punto di ristoro con solo da bere, però acqua e tè tiepidino, che data la temperatura, anche fosse stato freddo e infatti, come volessi dimostrare, il kiwi l'ho già bello tolto da mo. Stamattina era freddino, adesso si schioppa di caldo. E vabbè, sto sudando un sacco. Comunque, fa lo stesso. Non so se si notano i capelli bianchi. Ne ho decisamente tanti. Ma avevo già in programma oggi pomeriggio di farmi il colore. Così rimediamo. Questo presumo sia un autolavaggio per camion. Fichissimo, non ne avevo mai visto uno. Comunque, ormai siamo addirittura d'arrivo. Castello d'Argine deve essere quello lì dove c'è quel campanile. Al ristoro all'arrivo abbiamo, cioè c'erano più che altro biscotti, crostini, colomba, tè e acqua. E il premio di partecipazione, un barattolo di carotine e piselli. Bene, allora, adesso... Ok, col fatto che c'è il wifi mi è arrivato un WhatsApp di Claudio, mi stavo scrivendo. Va bene, e adesso mi sto allontanando, probabilmente il wifi se ne andrà a quel paese. Comunque, questo è Castello d'Argine. Metto le solite statistiche di Rantastic e magari metto anche un pochino di quel Google Fit, tanto per farvi vedere quanto ho camminato finora questo mese. In 3, 2, 1. Del vento, perché proprio adesso no?
Vabbè, spero si senta lo stesso. Comunque, in Google Fit, nei vari giorni, si può scegliere intanto cosa guardare, se il chilometraggio, i passi, tutto quanto. Poi nei vari giorni, le palle indicano, più sono grandi le palle, vuol dire più chilometri fatti. Questo mese ho un sacco di grosse palle. Vabbè, evitiamo di dire sconcerie. Va bene, e con questo è tutto. Sono sotto, cioè no, beh, questa qui sarà la chiesa, cioè il campanile. Ah beh sì, questa è giusto, c'ero passata stamattina. Deve essere la piazza principale di Castello d'Argine, che credo fondamentalmente sia tutto qua. Non è questa cosa stratosferica. Lì c'è la statua di un tizio, che non so chi sia. Comunque beh, ci sono dei cini, quindi non stiamo ad avvicinarci troppo. Comunque, questo è quanto. Allora, la macchina credo fosse in giù di là. Comunque, so dov'è, perché è esattamente dove avevo pensato di metterla ieri quando ho guardato sulle mappe. Quindi, da Castello d'Argile è tutto. Ciao ciao!